danneggiata una condotta idrica durante i lavori per fibra ottica, a secco gran parte della città. Mascherina, governatore De Luca, la porterò fino ad ottobre, fate lo stesso. Regioni, Caldoro, candidato alla presidenza del centrodestra, Salvini punta ai sindaci. Inseguita da un cinghiale messo in fuga dal suo cane. Calcio, Benevento, ad Empoli, il primo match ball. In piazza Orsini, una delle imprese che sta lavorando alla costruzione della rete a banda larga a Benevento per conto di Open Fiber, nel corso di un intervento di scavo tradizionale regolarmente autorizzato, ha inavvertitamente causato un guasto a una tubatura dell'acqua. L'incidente ha determinato una perdita e la sospensione della normale erogazione idrica in diverse utenze dei quartieri limitrofi. L'impresa che aveva eseguito il georadar e la preventiva segnalazione dei sottoservizi e dei cavidotti esistenti ha immediatamente richiesto l'intervento dei tecnici della municipalizzata Gesesa, che hanno bloccato nel giro di pochi minuti la fuoriuscita. Dopo qualche ora le operazioni hanno portato al ripristino della rete idrica e a rifornire nuovamente le zone interessate dalla momentanea mancanza di erogazione dell'acqua. Dal 22 giugno è facoltativo l'uso della mascherina all'aperto. Nonostante ciò, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando dei risultati ottenuti in questa emergenza, ha dichiarato: «Io continuerò sempre ad indossarla fino a ottobre e fino a quando non avremo condizioni di totale tranquillità». De Luca ha poi precisato che è necessario portare sempre la mascherina con sé, se si sta negli assembramenti, anche se all'aperto, o se ci si trova nei locali o in luoghi chiusi, serve sempre indossarla. Ascoltiamo le dichiarazioni della presidente della Regione Campania. Siamo stati la regione più rigorosa per quanto riguarda le chiusure e devo dire con grande orgoglio che ci siamo salvati per questo come Regione Campania. Noi abbiamo chiuso spazi pubblici 15 giorni prima del governo nazionale di altre regioni d'Italia. Devo sempre ricordare che quando noi chiudevamo in Lombardia, in altre regioni del nord, si brindava in piazza perché non si doveva chiudere niente. 15 giorni di apertura o chiusura significano 2.000 contagi in più, cioè un disastro. Allora noi abbiamo mantenuto sempre una linea di grande rigore e questo ha salvato la nostra regione. Abbiamo anche detto però che non avremmo perduto un minuto di tempo in relazione all'andamento dell'epidemia. Oggi siamo in pratica in Campania a contagio zero. Zero contagi, un contagio, due contagi, ma insomma, in sostanza l'epidemia è sotto controllo. E dunque, siccome andiamo verso l'estate, ci pareva anche ragionevole rendere facoltativo l'uso delle mascherine. Questo non vuol dire che adesso ci togliamo le mascherine, intanto perché nei luoghi chiusi è obbligatorio ancora mantenere la mascherina, ma è obbligatorio anche tenere la mascherina nei luoghi dove ci sono assembramenti, quindi è obbligatorio portare con sé la mascherina. Come vedete, io continuo a indossare la mascherina anche per dare un esempio, cioè è chiaro che se stai sulla spiaggia, stai ad agosto, insomma, un minimo di flessibilità è ragionevole, però è bene avere molta prudenza. Il fatto che non sia più obbligatorio all'esterno non vuol dire che non si possa e non si debba indossare. Io continuerò ad indossare fino a ottobre, fino a quando saremo in condizioni di assoluta tranquillità, e invito le famiglie e i cittadini a fare altrettanto. Quindi ricordiamolo, è obbligatorio portare con sé la mascherina. Quando poi si sta all'aperto in un parco si può togliere la mascherina, ma quando si sta negli assembramenti o all'interno dei locali o all'esterno bisogna mettere la mascherina per stare tranquilli. Ecco, dobbiamo dire ai nostri concittadini che da oggi in poi è decisivo il senso di responsabilità delle singole persone, perché non ci saranno più controlli, come dire, capillari, quindi è decisivo il senso di responsabilità di tutti quanti noi. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 80 tamponi, dei quali uno è risultato positivo, ma non rappresenta un nuovo caso. Si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata.
Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento. Ringrazio i leader della Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per la fiducia. Così in una nota Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e candidato della coalizione del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. Ho scelto la mia terra per l'impegno politico istituzionale. Insieme, e lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la Campania con serietà e passione. La Lega punta sulle città del centro-sud che andranno al voto da settembre, a partire da Reggio Calabria, dove l'obiettivo è eleggere il sindaco del Ponte per dare concretezza a uno dei grandi progetti infrastrutturali per rilanciare il paese. Lo sottolineano fonti della Lega, specificando che Salvini sta valutando una rosa di 5 nomi per individuare il candidato migliore. In Campania, prima storica presenza leghista nei comuni di Giugliano, Casalnuovo di Napoli, Caivano e Mugnano di Napoli, con l'obiettivo di esprimere un primo cittadino leghista a Poggiomarino e lavorare in prospettiva per un candidato sindaco leghista a Benevento e Caserta. I carabinieri di Montesarchio, a conclusione dell'attività investigativa, hanno proceduto all'arresto di un 49enne di Bonea. A seguito di richiesta telefonica pervenuta alla centrale operativa, i militari si sono recati presso gli uffici del comune, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione. Giunti sul posto, hanno accertato che l'uomo aveva minacciato gli impiegati presenti per questioni scaturite dal diniego al rilascio dei sacchetti per la spazzatura, lasciando gli uffici comunali per recarsi presso le poste di quel centro. I carabinieri sono giunti presso gli uffici postali in tempo per verificare che lo stesso uomo, a seguito del blocco per il prelievo di contante della sua carta postpay, se la stava prendendo sempre con toni minacciosi con l'impiegata delle poste, che gli stava spiegando che la carta di credito era stata bloccata dalla direzione centrale. I militari lo hanno bloccato e, dopo averlo perquisito, all'interno del suo zaino hanno rinvenuto un'ascia del tipo usato per tagliare la legna. L'arnese è stato sottoposto a sequestro e il 49enne arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Ad Apollosa una ragazza ha riferito di essere stata inseguita da un cinghiale nei pressi della sua proprietà. Ad evitare il peggio sarebbe stato il suo cane, che l'ha salvata mettendo in fuga l'animale e scongiurando il peggio. Sul posto gli agenti della polizia municipale, allertati dalla donna per indagare sull'accaduto. L'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, ha conferito delle targhe ricordo a 7 dipendenti ora in pensione che si sono particolarmente distinti per il lavoro svolto, l'impegno e la professionalità durante gli anni in servizio presso l'azienda. La cerimonia si è svolta nella sala riunioni della sede amministrativa di Via delle Puglie. A voi va dato atto, ha spiegato ai premiati, del contributo che avete dato alla crescita della società negli anni. Hanno ricevuto la targa ricordo Edoardo Zoppoli, Antonietta Di Chiara, Nazareno Iannotti, Cosimo Ciullo, Vincenzo Forgione, Alfredo Giangregorio e Raffaele Nappi. Via libera alla manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua sul territorio provinciale. Il presidente della provincia, Antonio Di Maria, ha recepito la relazione del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente, Giordano, per la messa in sicurezza delle aree spondiali. Il provvedimento adottato da Di Maria mobilita 50 milioni di euro per 31 diversi interventi lungo i fiumi Sabato, Calore, Tammaro e Fortore. L'operazione risponde a diverse finalità e su tutte la difesa del territorio al più ampio raggio, le risposte concrete sul piano economico alla crisi in atto e l'apertura massima di dialogo con gli operatori economici. La settima vittoria consecutiva strappata a Cremona con la settima rete stagionale di Roberto Insigne ha un valore quanto mai importante per il Benevento. In casa giallorossa infatti si prepara lo spumante, che potrebbe essere stappato ad Empoli venerdì sera in caso di vittoria al Castellani, con ben 8 turni di anticipo sulla conclusione della regular season. I sanniti infatti, vincendo in Toscana, salirebbero a quota 75, dove potrà arrivarci solo una tra Crotone e Frosinone, visto che alla penultima giornata è in programma lo scontro diretto allo Scida fra calabresi e ciociari. Pertanto entrambe non potranno fare i 27 punti che restano nelle attuali 9 partite mancanti. Se poi Crotone e Frosinone finisse pari, al massimo entrambe potrebbero fare 25 punti, che non sarebbero sufficienti ai giallo-azzurri, oggi a quota 48.
Il PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Catello Maresca, ospite della trasmissione di TV7 L'Intervista, condotta da Alfredo Salzano, tra i vari argomenti discussi si è soffermato anche sull'ottimo risultato ottenuto dal Benevento Calcio a 3 punti dalla Serie A. L'auspicio del magistrato antimafia, detto a TV7, è quello di poter seguire il derby tra il Benevento e la sua squadra del cuore, il Napoli, nella prossima stagione, sperando che si possa ritornare a tifare sugli spalti. Ascoltiamo un breve passaggio della sua intervista. E ovviamente non posso che esserne felice, magari l'anno prossimo speriamo di poter ritornare tutti agli stadi e di poter essere anche a vedere qualche partita del Benevento, se non altro diciamo contro la mia squadra del cuore che è il Napoli. E lo sport ci aiuta, ci deve aiutare anche a darci un po' quel poco di spensieratezza che dobbiamo comunque avere, che ci deve aiutare a ricaricare, no? Anche le pile, a riprendere le forze per affrontare in maniera ancora più determinata ed incisiva questo futuro, che è un futuro ahi noi molto molto incerto. Il Benevento deve godersi un ritorno in Serie A che ha del trionfale, visto il cammino caratterizzato da record della squadra di Inzaghi. Dietro una grande squadra c'è una grande società e tutto ciò si configura nel Benevento del presidente Oreste Vigorito. Sono sicuro che i giallorossi in Serie A faranno un ottimo campionato, memore della precedente esperienza e della saggezza di chi li guida. A dichiararlo a TV7 nel corso di Break Sport, il direttore di Tutto Sport, Aviera Iacobelli, intervistato da Alfredo Salzano. Benevento abbia ripreso il discorso da dove la clausura forzata aveva costretto la formazione sannita a interromperlo, e ha dimostrato ancora una volta sul campo quanto questa promozione in Serie A, che ormai dista soltanto 3 punti dalla certezza aritmetica, sia meritata e legittimata, e quanto fondata fosse la campagna condotta dal presidente Vigorito, dalla società e dai tifosi sanniti perché il campionato riprendesse. Se io ripenso a quel Consiglio federale di 2 settimane fa che bocciò con 18 voti contrari e 3 favorevoli la richiesta della Serie A di bloccare promozioni e retrocessioni, credo che il Benevento abbia dimostrato ancora una volta quanto fondate fossero le sue ragioni, perché deve essere il campo che stabilisce chi conquista la promozione, chi è costretto a retrocedere, chi vince lo scudetto, chi va in Champions League o in Europa League, e non certo devono essere giochi di palazzo per interessi di bottega. E la forza di questa squadra è nei numeri, i numeri schiacciano le parole. Il Benevento quest'anno è stato protagonista veramente di una stagione, si è già consegnata agli annali della Serie B, sia per i risultati che il Benevento ha ottenuto, sia per il modo con il quale questi risultati sono stati ottenuti dalla formazione sannita, perché quando si pensa che nell'arco di 29 partite i punti sono stati 72, una sola sconfitta, 22 vittorie, 6 pareggi, 55 gol fatti e 15 subiti, è una dimostrazione di superiorità schiacciante. Bravo è stato Inzaghi e bravi sono stati i suoi collaboratori durante la sosta forzata dell'attività agonistica, a mantenere evidentemente alta la concentrazione. Evidentemente i giocatori hanno seguito alla lettera anche il programma di preparazione, prima individuale e poi collettivo, stilato dall'allenatore e dai suoi collaboratori, e i risultati si vedono. Se pronti via, il Benevento ricomincia subito a vincere, è evidente che le motivazioni non si siano perse per strada. Peraltro particolare ancora più ragguardevole, perché quando conti 22 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, addirittura 24 sulla terza, è evidente che soltanto in presenza di una grande concentrazione si possa tagliare il traguardo, un traguardo che ormai è vicinissimo. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.